Buonanotte a tutti! Notte, senatore. Buona fortuna per la prossima settimana! Cosa? Ma Bob Dole questo proprio non ci voleva! Ma che sta succedendo? È già mezzogiorno! Che diavolo è questo? Una specie di... Grazie per aver eliminato il mio avversario! Ehi! Ha inizio la bioduplicazione! Oh no, alieni! Bioduplicazione, cospirazioni politiche! Oh mio Dio, Nostradamus aveva ragione allora! Cosa? Sei ancora qui? Credo proprio che sia arrivato il momento di disfarci di te. Così nessuno crederà alla tua storia. No! E non tornare mai più. No! Qui Kurt Brockman per la campagna elettorale 96. L'America lancia una monetina. Il presidente Clinton ha fatto delle dichiarazioni enigmatiche che i suoi collaboratori attribuiscono al nodo troppo stretto della sua cravatta. Io sono Clinton. Sarò signore supremo. Vi inginocchierete tremanti davanti a me e ubbidirete ai miei comandi crudeli. Fine del comunicato. Ah, che lenzo, sempre con quella sua parlata suadente. Marge, ero lì, avevo appena preso il pesce più grosso di tutta la storia dell'umanità quando sono stato rapito da un disco volante all'improvviso. Sì, bevi un altro po'. Quella è una delle creature. Senatore Dole, perché la gente dovrebbe votare per lei anziché per Clinton? Non fa differenza per quale di noi due voterete. Con l'uno o con l'altro il vostro pianeta sarebbe spacciato. Spacciato! Una risposta franca e consolante dal senatore Bob Dole. Questi candidati mi fanno venire voglia di vomitare della paura. Devo fermarli! Signore e signori, il candidato 73enne Bob Dole! Controllo nascita per tutti! No! Benissimo! Niente controllo nascita per tutti! Controllo nascita per alcuni, mini bandierina americana per gli altri! Gabbare agli elettori della Terra è più facile di quanto credessi! Sì! In fondo vogliono solo sentire blande piacevolezze guarnite da occasionali assolo di sassofono o baci di bambini! Signor Presidente, signore, la gente comincia a confondersi un tantino per il modo col quale lei e il suo avversario state, tenendovi per la mano. Ci stiamo semplicemente scambiando le proteine. Se secondo te c'è un modo più semplice, faccelo sapere.